Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo, video per andare a parlare di un'ufficialità, perché è ufficiale Gomelt alla Tottenham, quindi Crotone che cede, Gomelt, lo sapevamo già, Mustacchio, Gomelt e Mazzotta che erano fuori rosa prima, adesso Mazzotta non lo è più perché c'è mercato aperto, ma erano giocatori in uscita, spero che possa andare via anche Mazzotta perché con tutto il rispetto però avere come riserva Mazzotta in Serie A un po' mi preoccupa. Ma comunque parliamo oggi di Gomelt, quindi ufficiale il suo arrivo alla Tottenham, squadra che si trova in Eredivisie, campionato olandese, centrocampista classe 95, quindi viene ceduto dal Crotone a titolo definitivo. Vabbè, diciamo che un po' dispiace, ragazzi, un po' dispiace perché è un giocatore che non ha mai fatto schifo in realtà, perché comunque l'anno scorso, beh, la Serie A ovviamente non lo è, e visto che siamo in Serie A la cessione è più che giusta e l'avrei voluta la cessione già in estate. Però parlando un po' del giocatore, è un giocatore che comunque in B ha fatto abbastanza bene, quando ha giocato si è sempre fatto trovare pronto, questo sicuramente è un punto a suo favore e sicuramente poi il punto più alto è il gol contro il Frosinone decisivo all'80esimo, che poi vabbè, partita inutile perché eravamo già in Serie A, però comunque, ripeto, il suo l'ha sempre fatto, questo sicuramente gli ne è dato atto, però la successione, ripeto, in questo momento è più che giusta, anzi l'avrei voluta prima e non doverlo tenere fuori rosa per 5 mesi praticamente. Comunque, quindi Gomelt ceduto, ripeto, più che giusta perché non avrebbe mai trovato spazio, giustamente lo cediamo anche all'estero, nelle divise, vediamo cosa riuscirà a fare. A questo punto ragazzi, mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!